ospite di stasera è Shivani Lacchi. È un applauso. Sì, Shivani, benvenuta da Silvia Costa. È molto importante. È un piacere. Shivani è americana, ma vive da molti anni ad Assisi, in Europa e in Italia. E stasera ci parlerà di un tema molto carino, su cui io venendo però ho scritto un libro, come amare ed essere amati. Ascoltiamolo e vi auguro una buona serata. Io sono qui come una portavoce di Paramahansa Yogananda. Lui che era un'espressione di amore puro. Anche guardando la sua fotografia non si capisce se è uomo o se è donna, perché si esprimeva in un modo completo l'essere umano. Stasera stiamo parlando di un argomento che è molto più di un argomento, è l'esperienza più importante nella nostra vita, cioè l'amore. Inizio raccontandovi una storia curiosa, forse per voi non è per niente curiosa. È una storia vera. Detto questa storia, nasce una bambina in India. Quando inizia a parlare, non parla la lingua del suo paese, sta parlando in un altro dialetto. E i genitori non lo capiscono, quindi chiedono dei professori di venire e capire cosa dice, e loro dicono che lei sta parlando in un dialetto che appartiene ad un villaggio molto distante. Pian piano che lei cresce e parla di più, impara la lingua del suo paese, parla dei suoi genitori che non sono questi, parla di persone che non conosce, parla del suo marito, stiamo parlando di un bambino che ha tre anni. Quindi ad un certo punto decidono di portare questa bambina in quel paese dove parlano questa lingua. Viene accompagnato dai genitori attuali e da un professore dell'università. Arrivano in stazione, loro scendono e questa bambina inizia a salutare le persone lì per nome. Dicono, ma non è Giuseppe o Maria, ma... Allora, e tutti sono sorpresi. E lei va direttamente a una casa, lei non è mai stata lì, bussa alla porta, apre e fa mamma, mamma. Quindi la storia va avanti, ma il punto della storia è che in ogni incarnazione noi portiamo dietro i rapporti che avevamo nel passato. Questa bambina cosa trova? Trova i suoi genitori ormai molto vecchi. Trova il suo marito che ormai ha un'altra moglie e altri figli. Questa esperienza per la bambina è traumatica, traumatica, non vi dico di più perché è un po' triste la storia e ci vuole quasi tutta la sua vita per superare queste esperienze. Ma quello che ci porta dietro in ogni vita non sono le cose che abbiamo fatto, che abbiamo realizzato. Questo è poco, ma poca importanza. L'unica cosa che conta è il valore, la qualità dei nostri rapporti. Vi racconto un'altra storia che potete trovare in un libro, forse hanno qui dal Mondadori. Il libro si chiama La vita dopo la vita. Avete sentito? Questo è il libro sul premorte, si dice premorte, Near Death Experience. Di Raymond Moody. Lui è psicologo e per il suo tesi all'università, il dottorato, ha scritto le esperienze che hanno le persone
quando muoiono e poi ritornano. Muoiono per via di un incidente, per via di un intervento. Sono una mano semivitale per qualche minuto, ma anche per tempi più lunghi. Ciascuno di loro, perché sono loro che sono tornati, racconta a questo psicologo la sua storia. E lui vede che, pur essendo diverse le storie, hanno delle cose in comune. E io vorrei raccontarvi alcune esperienze che fanno tante persone dopo la morte. Parlano della loro prima esperienza. Vedono a distanza, come fossero nell'angolo, vicino al soffitto, il loro corpo, che non è più animato, non possono farlo muovere. Però si accorgono di essere cosciente. Anzi, loro sentono tutto. Vedono tutti, non soltanto coloro che sono lì, ma quelli che sono nella sala di attesa, sentono i medici, sentono le infermiere, sentono tutto, sono consapevole, sono cosciente e poi capiscono che anche se il corpo è morto, loro non sono morti. In quel momento, con questa realizzazione, iniziano a fare un viaggio molto breve che lo descrivono come un passaggio attraverso un tunnel che è buio. Però in fondo c'è una luce e c'è come un vento che spinge e loro vanno con grande velocità attraverso questo tunnel, si avvicinano a questa luce che è sempre più grande e escono in un mondo di luce. E lì, diciamo, alla porta di ingresso di questo mondo, c'è un essere che è lì proprio per accoglierlo. Questa figura ciascuno descrive in modo diverso. Alcuni dicono, ah, era la mia nonna, o un mio insegnante, un mio amico. Qualcuno dice, ma c'era Gesù, oppure c'era Buddha. Oppure dicono, c'era un angelo che mi ha accolto nel mondo della luce. E in questo momento ciascuno parla dell'esperienza che hanno proprio in quell'istante di essere totalmente amato, accettato da questo essere. E loro dicono di non aver mai, grazie, che non hanno mai sperimentato un tale amore, un amore totale, cioè un'accettazione. Facciamo un piccolo pausa per vedere se possiamo portarmi anche qui in questo mondo di luce e di perfezione. Sembra che è già un po' meglio, non più di tanto. È meglio? No, non è meglio. Allora, così dici? Io continuo a parlare per aiutarti. Adesso va bene. No, oddio. Così? Allora, continuo con la storia perché è troppo bello di essere introdotto. Adesso va bene. Allora, adesso va molto meglio, ok. Siamo lì alla porta del mondo di luce. Deve mettere mono, non stereo. Deve mettere mono, non stereo. Non si può. Grazie per aver tentato. Forse va un po' meglio. Se cercherò un'altra voce che non vibra. Questo essere lo ama in un modo che non hanno mai sperimentato.
Ripeto, è un amore totale, un'accettazione completo, che non era per niente condizionato da quello che hanno fatto, non hanno fatto, quello che hanno creduto, non hanno creduto. Erano accettati. E con questo, chiamiamolo un angelo, l'angelo dice, vieni con me, vorrei farti vedere la tua vita. E mentre lo vedi, chiediti due cose. Quanto hai amato e quanto hai imparato in questa vita. E insieme con questo angelo, che è lì proprio come amico, l'individuo ripassa, come abbiamo sempre sentito, ogni momento della vita. E vedi che c'erano tantissimi momenti che sembravano non importanti, che avevano grande importanza, e che c'erano tante persone che davano fastidio, che sembravano che fossero sciocchi, che avevano grande importanza, e che loro hanno avuto tantissime opportunità di amare e di essere amati, e che non hanno capito, non hanno visto, non hanno colto queste opportunità. E poi l'angelo dice, quanto hai imparato? E hanno visto di nuovo quante possibilità, quante opportunità, quante lezioni c'erano. E loro erano assenti. Assenti come? Preoccupati con tante cose, di fare soldi, di fare carriere, avevano ambizione e non hanno visto le cose che avevano in verità l'importanza. Quindi l'angelo, dopo questo ripassare della vita, dice a loro, ok, cosa vuoi fare? Vuoi rimanere qui o vuoi tornare e fare del tuo meglio? Ovviamente le persone che hanno raccontato la storia erano coloro che hanno scelto di ritornare. Non sappiamo quanti hanno fatto l'altra scelta di rimanere al di là. Le persone che sono tornate, ovviamente, hanno cambiato totalmente la loro vita. Ma forse pensiamo che questi erano persone bravi, buoni, speciali. Vi racconto un po' di più. Uno fra di loro, e c'è anche un filmino che si chiama La vita dopo la vita, non so se hanno qui, ma vale la pena, è un documentario di 60 minuti, molto bello. Ci sono, mi pare, 5-6 persone, fra cui uno che ha fatto come professione assassino per il CIA, okay? Assassino, e lui aveva ucciso tante persone. Lui, per via di un incidente, è stato fulminato. Poi ha fatto questo viaggio, è andato lì, ha sperimentato quel amore. E non solo, di nuovo stiamo parlando di un assassino. In quel mondo di luce, lui è stato inoltre invitato in una stanza speciale. E in questa stanza c'erano sedute 12 personaggi non riconosciuti, non conosciuti da questa persona, però sembravano i saggi, persone importanti. Ciascuno aveva in grembo uno scrigno e l'hanno invitato, questo Denyan, si chiama Denyan, di avvicinarsi e di aprire lo scrigno. E in ogni scrigno c'era un'invenzione per portare beneficio all'essere umano nel campo del guarigione. E Denyan ha visto e ha preso nota di tutti i 12. Quando lui è tornato, e non era facile perché il suo corpo, essendo stato fulminato, non era in buona condizione, quando si è ripreso, ha aperto un centro di guarigione e l'ultima volta che l'ho sentito
aveva fatto 3 fra questi 12 in pensione. Un altro fra questi 12 era una donna che ha tentato suicidio. Anche lei ha fatto questa esperienza, tornato, cambiato la sua vita. Un altro, per equilibrare l'uomo con il CIA, è stato un agente del KGB, della Russia. Come? KGB. KGB della Russia. Tutte queste persone, vuol dire tutti noi presenti, un bel giorno faremo quel viaggio. E saranno poste anche a noi queste domande. Quanto hai amato? Quanto hai imparato? E che cosa diremo? Non dobbiamo pensare di un futuro, pensiamo di oggi, pensiamo di domani, per capire quanto è importante la vita e quanto è importante l'amore. Perché è importante? Perché siamo tutti quanti ugualmente, nonostante niente, amati. Perché siamo stati creati dal Creatore, e la qualità del Divino è amore. Siamo fatti all'immagine di Dio, siamo fatti di amore, siamo fatti per amare. Un'altra storia, ancora vero, non tutte le mie storie sono vere, ma queste sono. Questo ho letto in un giornale di oncologia. Due uomini vanno a questo oncologo, non si conoscono, e l'oncologo, dopo la visita, deve dire a ciascuno che hanno il tumore maligno mortale, non c'è niente da fare, e che hanno solo 6 mesi per vivere. Un uomo torna a casa e dice ai suoi: il medico mi dice che devo morire in 6 mesi. E da quel momento in poi lui smette da vivere, non fa niente. Perché fare qualcosa? Perché andare a lavorare? Perché entro 6 mesi lui non ci sarà, lui non può godere le cose che lui fa, lui non va con la famiglia, lui non vuole vedere i figli, lui si chiude, si mette davanti alla televisione, così prende le sue medicine. L'oncologo scrive, un uomo di umiltà, dicendo: per questo paziente io mi ero sbagliato, perché non ha vissuto 6 mesi, è morto dopo 3 mesi. L'altro uomo invece è tornato a casa e ha detto ai suoi: il medico mi dice che ho 6 mesi per vivere, e in questi mesi io vorrei fare tutto ciò che ho sempre voluto fare, ma non ho avuto tempo di farlo. Quindi per lui il suo lavoro ha dato piacere, però di solito lui era, come si dice, molto stressato, aveva ambizione e tutto ciò che possiamo immaginare. Ma poi ha cambiato idea, continuava ad andare part time al suo lavoro, ma non per fare lui, ma per far vedere agli altri quello che lui faceva, e di passare a loro la sua esperienza, la sua saggezza, diciamo. E lui era molto felice di questo, e anche gli altri. E lui iniziava al suo lavoro di prendere in considerazione gli altri, non soltanto se stesso, ma il loro sentiero, la loro vita. Poi, con il tempo che lui aveva a disposizione, ha detto a se stesso: io ho sempre voluto passare tempo con i miei 2 figli, ma non li conosco, perché sono sempre
al lavoro, devo viaggiare, devo fare tante cose. Quindi iniziava a passare il tempo con loro e che cosa ha scoperto? Due figli squisiti, bravissimi, intelligenti, e loro erano felicissimi di avere l'attenzione e l'amore del loro padre. Quindi con i figli lui ha tratto grande piacere. Lui ha sempre voluto disegnare. Ha sentito in se stesso la creatività, ma era un uomo da fare e non aveva tempo. Quindi ha detto allora, visto che ho solo 6 mesi di vivere, vorrei provare. E ha fatto, ha scoperto un talento per disegnare. Dopo 3 mesi addirittura hanno fatto una mostra dei suoi disegni. Lui era molto felice. Voleva sempre viaggiare e anche di passare più tempo con sua moglie. E così ha fatto. Hanno fatto viaggi in posti lontano, esotici, hanno fatto diverse esperienze, hanno sperimentato queste cose insieme, hanno gioito insieme. Ormai avete capito come va a finire questa storia, vero? L'oncologo stava scrivendo a distanza di 10 anni per questi due pazienti e questo secondo era ancora in vita. Ancora in vita. Dopo 6 mesi, quando ha fatto il controllo, non c'era nessun tumore. Lui era già totalmente guarito. Che cosa l'aveva guarito? Lui ha preso il tempo per la qualità della sua vita, non della quantità. Quando andiamo avanti sul nostro viaggio, dopo il capitolo di questa vita sarà concluso, portiamo con noi tutti i progetti che abbiamo fatto, gli articoli che abbiamo scritto? No. Tutto quello va via con il corpo fisico che è solo un vestito. Ma come avevo detto, non possiamo lasciare dietro mai le persone. Siamo quasi appiccicati a queste persone e torniamo come quella bambina nella prima storia, torniamo sempre insieme con loro, non sempre nello stesso rapporto. A volte siamo la mamma, altri momenti siamo la figlia, siamo collaboratori, quel che siamo, però torniamo insieme. Tutto è karmico. Anche il fatto che noi siamo qui stasera vuol dire che ci conosciamo già in qualche modo, forse molto leggermente, forse anche di più, forse dobbiamo fare un po' del viaggio insieme in questa incarnazione. Con alcuni, con tanti di voi ho già fatto. Però niente è per caso. Io sento spesso, ho conosciuto qualcuno e sembra, ma mi sembra che è un rapporto karmico. Ma certo, non può essere altro. Quindi, come possiamo amare? Come possiamo sperimentare quello che è la cosa più importante della nostra vita? Yogananda ha detto una cosa, ha detto tante cose interessanti, fra cui questo. Ha detto, non possiamo pensare di conquistare l'amore di Dio senza aver conquistato l'amore degli altri. E ha detto in più, non possiamo realizzare Dio, il nostro sé più alto, senza aver perfezionato sulla terra almeno un rapporto. Cosa vuol dire perfezionare un rapporto?
E questo, su questo voglio parlare. Dove possiamo iniziare? Con il desiderio di amare di più e di essere amato. Chi non vuole essere amato? Chi qui presente non sta ancora cercando l'amore della vita? L'anima cerca eternamente l'amore. Dobbiamo iniziare qui con noi e imparare ad apprezzare e amare noi stessi, di avere un rapporto positivo, creativo, con noi stessi. Su questo possiamo parlare anche una settimana, ma vorrei dare solo alcuni accenni, perché non sarò con voi per tanto tempo, ma vi invito di venire a Rinaldo Assisi e possiamo approfondire ciascuno di questi argomenti. Di amare noi stessi, come ci vediamo? Vi racconto due storie, sono piena di storie. Questa storia parla di un uomo comune, un contadino, che ha un talento per scolpire elefanti. Non elefanti piccoli, ma elefanti in misura di elefante, grande, quasi come metà di questa stanza. E gli altri artisti, visto che questo uomo non è un artista certificato, vengono da lui per imparare il suo segreto. E lui dice, va benissimo, è facile. Quindi loro si siedono davanti lui e poi un blocco grande di marmo. E poi il contadino dice, allora osservatemi. Lui si siede davanti al blocco, si siede e lo guarda, guarda, guarda. Per 10 minuti, e gli artisti già sono irrequieti, mezz'ora, un'ora, 2 ore, 3 ore. Lui è lì, fermo. Tutto ad un tratto, lui salta in piedi, prende il suo martello, scopello, e lui fa, lui gira, non fa un'indicazione, non fa una misura, non fa niente, lui, e dopo qualche ora, quello che c'è un elefante, ma perfetta, in ogni suo aspetto, è perfetta. E poi lui gira agli altri e dice, allora, ora avete capito, vero? No, non abbiamo capito niente. Come avete fatto la misura, la prospettiva? E lui dice, no, 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 è tanto semplice. Basta guardare il marmo con molta attenzione e poi togliere ogni pezzettino di marmo che non appartiene all'elefante. E quello che rimane è l'elefante. Chi ha visto le sculture di Michelangelo a Firenze, si chiamano prigioniere nel National Gallery, si vede che la figura è già dentro, no? E che l'artista deve far uscire l'immagine. È quello che noi dobbiamo fare per noi stessi. Perché siamo fatti proprio all'immagine di quell'elefante, no, all'immagine di Dio. Quindi il nostro compito prima è di conoscerci. C'è un canto, non ve lo canto, ma viene dagli anni 60. No, 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 him is to love, love, love him. Hai mai sentito? Alcuni di voi, ok. Di conoscerlo e di amarlo vuol dire che non possiamo amare qualcosa che non conosciamo.
Quindi dobbiamo conoscere noi stessi come Dio ci vede, non come altri ci vedono, non come noi con il nostro egoismo ci vediamo, ma come Dio ci vede. Come Dio ci vede? Siamo figli, siamo già perfetti. Per realizzare questo dobbiamo passare tempo con noi stessi. Per amare e essere amati dobbiamo per forza passare tempo con noi stessi, tempo a parte degli altri, non con tristezza di solitudine, ma di conoscerci, conoscere i nostri pensieri, scoprire i nostri talenti, la nostra unicità. Dice Yogananda che ogni anima è unica, ma unica, unico vuol dire unica, che non c'è nessun altro in questo mondo, neanche nella storia dell'umanità, che è come te. E senza di te, la sinfonia di questo universo non sarà completa, fin quando tu non impari a suonare e suonare bene il tuo strumento. Quindi vale la pena. Yogananda ha detto che la solitudine è il prezzo della realizzazione, senza dedicare tempo a noi stessi. Allora, andiamo avanti, perché il tempo abbiamo insieme non è tanto. Ora vorrei condividere con voi dalla saggezza dei grandi maestri e anche della mia piccola esperienza di essere felicissimamente sposata per 40 anni allo stesso uomo. Alcuni suggerimenti per come amare e come approfondire, come avere rapporti che proprio arricchiscono la nostra vita, la qualità della nostra vita. Non sto parlando soltanto del rapporto con marito, con la moglie, ma tutti i rapporti, sto parlando anche del rapporto con i colleghi, con gli amici, con i figli, con il vicino di casa. Queste cose valgono per tutto. E troverete anche in questo libro, che si chiama L'amore in 30 giorni, ci sono qui delle perle, dei gemme di saggezza, nati proprio dall'esperienza. Il primo suggerimento per come avere rapporti di grande amore, prima di tutto, è il rispetto. Prima dobbiamo rispettare noi stessi e l'immagine, la divinità che è in noi, e di non essere in conflitto con noi stessi. Le guerre, la violenza che vediamo ovunque nel mondo oggi nasce qui, dal conflitto interiore. Rispetto per noi stessi, ma rispetto per gli altri. Chi ha detto che gli altri devono pensare o credere come noi pensiamo e crediamo? Eppure, quando ci sposiamo o quando siamo colleghi o amici, c'è questa idea che per essere veri amici o sposi dobbiamo avere sempre la stessa idea, dobbiamo fare tutto nello stesso modo, dobbiamo, come si dice, sostenere la stessa partita, la stessa squadra e così via. Ma non ci sono due persone che pensano nello stesso modo, altrimenti la vita sarebbe proprio un'annoia.
ma di poter rispettare le qualità degli altri. In un matrimonio, in un'amicizia, noi siamo attratti insieme perché c'è una risonanza, qualcosa in noi che risuona con qualità degli altri. Cosa siano quelle qualità? Di trovare nell'altro il loro aspetto più alto. Ma dentro di noi ci sono due voci, ci sono due modi da vedere le cose. C'è il modo in cui l'anima, cioè il nostro, la nostra espressione, l'elefante che siamo, come vede l'elefante? L'elefante vede l'elefante negli altri. Ma poi c'è l'ego. E cosa vede l'ego? L'ego vede tutti gli altri pezzi di marmo che non appartiene a quell'immagine. E l'ego fa sì che noi pensiamo e parliamo sempre di quel pezzettino e mai dell'elefante. E quindi cadiamo nella critica, nel giudicare. Ma cosa vuol dire criticare gli altri? Che non sono come me. E giudicare gli altri, che loro non fanno come io vorrei che facciano. C'è una storia, questa è una storia vera, l'elefante non lo so. Questa è una storia di una santa francese che si chiamava Santa Teresa di Lisieux. E non so se hanno qui il libro, La storia di un'anima. Mi raccomando, La storia di un'anima, Teresa di Lisieux. È piccolo. Lei era in un convento da quando aveva, mi pare, 14 anni. È morta, mi pare, con 24 anni. E scrive delle sue esperienze. Una cosa di cui lei scrive è molto interessante. In questo convento, come succede ovunque nel mondo, in ogni ufficio, in ogni famiglia, c'era una suora antipatica a tutti. Chiamiamola Suora Maria. Tutti l'avevano evitato. Quando hanno visto Maria camminare così, loro hanno girato in un altro modo. Quindi lei non aveva amici, però ha dato fastidio, ma proprio a tutti quanti. Teresa, fra di loro, non voleva stare vicino a questa Maria. Però dentro il suo cuore ha sentito che questo non era giusto, non era l'atteggiamento giusto. Questa Maria era lì nel convento, forse aveva perso la sua vocazione. Quindi ha parlato nelle sue preghiere con Gesù, ha pregato dicendo: Signore, aiutami. Questa Maria è proprio fastidiosa e io non riesco a aiutami. E dopo un po' di tempo Teresa ha sentito questo suggerimento nel suo cuore: osserva bene Suori Maria e trovare qualcosa di ammirabile. E Teresa ha detto: va bene, lo faccio domani. Quindi l'indomani lei osserva, ma da una distanza, questa Maria, e alla fine della giornata prega a Gesù: Signore, ho provato ma non ho trovato niente. Il giorno dopo e dopo, ma per tanti giorni. Un giorno Teresa vede Maria che esce dalla porta posteriore del refettorio e ha i bricioli dalla tavola, e lei va per lasciare per gli uccellini. Ah, Teresa così felice. Ha trovato qualcosa che Suori Maria
aveva amore e compassione per gli uccellini. Per le altre suore no, ma per gli uccellini sì. Quindi cosa fa Teresa? Va da Maria e dice no, non dice niente. Ma ogni volta che lei vede Maria, e vede Maria tante volte ogni giorno, lei dice dentro di sé: Signore, ti ringrazio per l'esempio di Maria, perché lei è gentile agli uccellini. Una cosa curiosa è successa. Teresa non ha mai parlato di Maria, di questa sua osservazione, ma pian piano, giorno per giorno, Maria inizia a cambiare il suo atteggiamento, ritrova la sua vocazione, inizia ad essere gentile con gli altri, inizia ad aiutare gli altri, e quando muore suor Maria ha una morte benedetta. E tutto questo è successo perché una persona ha trovato una cosa ammirabile, e invece di pensare delle mille cose non ammirabili, ha pensato di quello. E questo ha creato a livello sottile, vibrazionale, in Maria l'apertura di esprimere il suo sé interiore. E giorno per giorno è diventato un essere umano che amava e che era amata anche dagli altri. Vorrei leggere due cose. In questo libro, che mi raccomando, L'amore in 30 giorni, c'è ovviamente 30 capitoli, ciascuno con un qualità. Io parlerò di alcuni altri, ma vorrei soffermarmi un po' sul rispetto, perché posso dire, nella mia vita personale, quando il mio marito, prima di essere il mio marito, mi ha proposto il matrimonio, pensavo di non amarlo abbastanza, perché era troppo buono. È sempre buono. Quindi ho chiesto consiglio a Swami Kriyananda, il fondatore e la guida spirituale di Ananda, e ho detto: Swami, tu mi avevi consigliato di accettare la proposta di questo uomo. Io so che tu sei saggio, però ti dico con onestà, non lo amo. Cosa faccio? E Swami Kriyananda mi ha chiesto: lo rispetti? Io ho detto: oh sì, ma è un uomo bravissimo, ma è buono, come dite, buono come il pane, lui è buono come il pane, proprio da ogni centimetro del suo essere è buono, lo rispetto, lo ammiro. E Swami Kriyananda mi ha risposto: questa è molto più importante dell'amore, perché quando c'è rispetto, amore può nascere. È stato così. E devo dire che giorno per giorno lo amo di più. Vi leggo. Devi conoscerlo. Vi leggo brevemente. Rispettatevi. Il rispetto è il pilastro su cui poggia il rapporto di coppia. Non date per scontata la persona che amate. Osservate con attenzione la sua natura più profonda, le qualità della sua anima. Rispettatele profondamente. Ricordate che entrambi avete diritto ai vostri pensieri e alle vostre opinioni.
rispettate l'indipendenza reciproca e non date troppo importanza alle differenze irrilevanti. Anche quando non siete d'accordo, rassicurate il vostro partner che lo amate e rispettate ugualmente, anche se vedete le cose in modo diverso. Conoscete il film My Fair Lady? My Fair Lady? Ci sono tanti canti, fra cui Why can't a woman be more like a man? Perché una donna non può essere più come un uomo? Vi ricordate, è molto di grande umore. E l'ego ci fa pensare così. E invece di avere rapporto di rispetto e di libertà, cerchiamo di vincolare l'altro. La cosa più importante per l'essere umano è la nostra libertà, la nostra indipendenza. Non vogliamo avere rapporti di dipendenza con gli amici, con quelli che sono più vicino a noi, neanche con i figli, ma di indipendenza. Perché possiamo scoprire i nostri pensieri. Non vogliamo pensare come gli altri, non vogliamo insistere che gli altri pensino come noi. La libertà di pensiero inizia qui, con noi stessi e con quelli che sono più vicino. Insieme con questo, perché tutto possiamo dire che l'amore è il centro, è il perno, e poi tutte le altre qualità dei rapporti umani irradiano da questo centro. L'apprezzamento di vedere e apprezzare le qualità degli altri e anche di comunicare quello, di esprimere il nostro apprezzamento, proprio come, quasi come un'abitudine. Io mi osservo e penso che io dico al mio marito probabilmente 20-30 volte ogni giorno grazie, ma per ogni piccola cosa. Mi ha pulito qualcosa prima della mia partenza, ho detto di lui 3 volte grazie per questo. È molto importante, come è scritto, di non dare per scontato. Il mero fatto che siamo insieme non vuol dire che siamo costretti. Quindi di esprimere, di comunicare con sincerità il nostro apprezzamento e di pensare sempre, avere sempre i pensieri positivi del loro sé più alto. Non posso dare abbastanza enfasi a questo, perché l'ego costantemente ci spinge di avere pensieri negativi degli altri, di vedere i loro difetti. Ma è facile vedere i difetti, facile, non è facile di vedere l'elefante. Gratitudine, va tutto insieme. Quindi rispetto, apprezzamento, gratitudine. Tre altre qualità. E poi chiedo se avete delle domande. Il rapporto più libero è di amicizia. Perché gli amici non sono costretti. I sposi sì, i genitori sì, ma non c'è nessuna costrizione, nessun obbligo tra gli amici. Eppure io sento tante volte dalle persone, io penso che io voglio avere un divorzio. Perché? Chiedo. Perché ormai siamo solo amici? E io dico, cosa vuol dire? Solo. Ma siamo più come fratelli che non amanti.
Ecco, cerco di dire, ma quanto è importante questo? Ma è un, come dire, una dimensione in più, è più elevato l'amicizia che non quell'amore che è condizionato. Che cos'è un amico? Quali siano le sue qualità? Un amico ci sostiene quando siamo in difficoltà, quando abbiamo gioia, c'è l'amico lì di condividere. I rapporti più belli, più profondi, di più grande amore è quando possiamo accompagnare gli altri nel loro viaggio, anche per qualche passo. E questo è un grande desiderio che abbiamo tutti quanti, di avere un compagno di viaggio. E quel compagno deve essere l'amico, che si sente libero di stare, libero di andare via. Di nuovo, l'indipendenza. Insieme con l'amicizia, due altre qualità. Il dare. Gesù ha detto, è più benedetto dare che non ricevere. Perché quando diamo, noi stiamo espandendo il nostro cuore oltre i confini dell'egoismo. Noi pensiamo di essere limitati, ho solo questo pizzico di amore e devo dare ai miei. Non ho più amore di dare a te, non ho amore di dare a quello senza tetto, non ho abbastanza amore di dare al profughi, non ho tempo di prestare ai miei figli, ai miei amici. Noi vogliamo superare quello, perché per essere amato dobbiamo amare, e amare vuol dire di dare rispetto, dare apprezzamento, dare tempo, dare risorse e condividere. E nel dare, come quell'uomo che aveva 6 mesi per vivere, lui ha dato alla vita, ha dato ai suoi colleghi dalla sua esperienza, ha dato ai suoi figli, alla sua moglie, ha dato della sua creatività, ha dato. L'altro uomo non ha dato niente. E noi pensiamo di avere poco e di non avere abbastanza per dare. Invece è nel dare che espandiamo le nostre capacità di dare. Più che diamo, più che abbiamo. Questa è una legge divina. E quando iniziamo a vivere così, la vita cambia, la qualità, la gioia della vita. Perché di solito la stagione di Natale è gioiosa? Perché stiamo pensando di altri. Che cosa posso regalare a questo, a quell'altro? Che cosa darebbe piacere? Vorrei dare un regalo che ha un significato, che dice che sto pensando dell'altro. Quindi il dare. L'ultimo, c'è un santo indiano che viveva a Rishikesh, molto conosciuto, Shivananda, sono Shivananda di Rishikesh. Se vai mai a Rishikesh, vedrai che lui aveva un motto, solo 6 parole, cercherò di farlo, di ricordarmelo. Iniziava con give, serve, love, purify, meditate, realize. Dare, servire, amare, purificarsi, meditare, realizzare.
Però iniziamo con dare. Con dare. E questo cambia. Questo cambia la qualità della nostra vita. L'ultimo suggerimento per stasera. Di condividere, di passare tempo con te stesso, ma anche con l'altro, con l'amico, con il figlio, con la moglie, marito, compagno, di fare cose insieme, cose che, come dire, cose nuove, cose di avventura, cose di espansione. L'angelo ha detto, che cosa hai imparato in questa vita? Di imparare insieme, viaggiare insieme, cambiare insieme, dare insieme, proprio di avere vita insieme. E allo stesso tempo avere vita a parte. Perché fra due amici, fra due spose, fra una coppia, non è che siamo costretti di passare tempo sempre insieme. Forse il successo del mio matrimonio era dovuto al fatto che per i primi, mi pare, 5, 6, 7 anni noi eravamo più o meno il 50% del tempo separati per via di diversi compiti. Lui andava via, stavo a casa, poi io sono andata. Poi siamo arrivati qui in Italia, dopo mi pare 10 anni di matrimonio, se mi pare, sì, 10 anni. E per questi primi 10 anni avevamo molto tempo a parte e poi grande apprezzamento quando eravamo insieme. Poi mi sono chiesta, ma ora che siamo proprio qui insieme, facendo la stessa cosa insieme, come sarà? Quel primo anno eravamo a Como, in una villa estiva che era dato a noi da un'amica. Tu c'eri in quei anni? No. Allora, che essendo una villa estiva non c'era riscaldamento. Lago di Como sopra, Val di Entelvi, freddissimo. Quindi eravamo tutti quanti nella casa, abbiamo passato l'inverno, la maggior parte sotto piumini, proprio freddissimo. E per la prima volta nella nostra vita, io e un marito, abbiamo passato 24 ore insieme per mese. Perfetto. Perfetto. Poi, di nuovo, tempi, se vedi lui non c'è con me al momento, perché? Perché sta costruendo un nuovo tempio, Ananda Sisi, il tempio di gioia. La sorella del tempio di luce sarà il tempio di gioia, quindi lui sta lavorando sui disegni e tutti i lavori. Però di passare tempo di qualità insieme e di fare le cose che fa uscire gioia, creatività, novità. Perché di solito in un rapporto di qualsiasi tipo le cose prendono un ritmo abituale e iniziamo a pensare, ma lui è sempre così, lui non riesce a fare queste cose. Però quando facciamo le cose insieme, specialmente quando facciamo le cose spirituali insieme, un rapporto di grande amore viene consolidato quando meditate insieme. Gruppo di amici, due persone, insieme con la famiglia, con i figli, di passare questi momenti importante insieme. Quindi ripassiamo alcuni punti. Come possiamo amare di più
e essere amati di più. Dove inizia? Amando, conoscendo noi stessi. Non avere paura di conoscerti. Tu sei un'anima speciale. Tu sei un'anima unica. Tu hai dei pregi. Tu hai intelligenza, creatività da scoprire. E non aspettare che qualcun altro, che tocca a qualcun altro, di scoprirlo. Scoprilo in te stesso. Tempo da solo. Tempo di esplorare. Tempo di viaggiare. Il rispetto, l'apprezzamento, la gratitudine. E soprattutto di essere amico, di essere amica, di dare sostegno. In questo modo la vita viene una gioia e non un peso, cambia tutto. E quando noi facciamo quel viaggio attraverso il tunnel, arriviamo nella luce, vedremo tanti personaggi, possiamo dire in quel momento, ho fatto il mio meglio di amare, ho fatto il mio meglio di imparare, forse non ho fatto alla perfezione, ma ho fatto il mio meglio. Dio non aspetta di più e noi non vogliamo aspettare di più di noi stessi o degli altri. Concludo con un detto di un santo francese, Jean Vianney, che dice, lo faccio in inglese perché la grammatica è un po' difficile, if you only knew how much God loves you, you would die for joy. Se voi sapeste quanto Dio ti ama, morireste di gioia. Siamo amati totalmente, siamo accettati. Seppure un assassino è amato, accettato, e a lui è stato dato il compito di migliorare lo stato dell'umanità, figuriamoci noi. Quindi cerchiamo di scoprire quell'amore che Dio ha per ciascuno di noi e diventare un canale per il suo amore per gli altri. Grazie. Ho portato un filmino di 4 minuti sulla meditazione, è un'esperienza di meditazione. Possiamo far vedere e poi concludere con una breve meditazione insieme, tutto quanto 10 minuti.
Chiudete gli occhi. Rilassate il corpo, le spalle, le braccia, il viso e gli occhi. Interiormente focalizzate lo sguardo nell'occhio spirituale fra le due sopracciglia e per un momento cerchi di percepire il movimento del respiro, il suo movimento naturale che entra e esce e si fa espandere questo centro. Insieme col respiro viene un senso di spazio, di apertura, come quell'occhio fosse una finestra. E attraverso questa finestra arriva la luce. Una sfera di luce che con ogni ciclo del respiro si espande. In questa luce vedi l'immagine di qualcuno che in questo momento è importante nella tua vita. Vedendolo com'è nella sua vita. Sorridente, un essere fatto all'immagine, l'immagine di perfezione, di amore. Tieni questa immagine nella luce. Affinché tutte le sue qualità belle inizi a brillare. Inizia a sentire la qualità della sua anima. Della sua unicità. Dal profondo del tuo cuore, esprimi in silenzio la tua gratitudine per la sua presenza nella tua vita.
per i doni che ricevi ogni giorno, che vengano attraverso quest'anima. Espandi questo amore, questo apprezzamento, al di là di questo individuo, per abbracciare tutti i tuoi conoscenti e sconosciuti. Quelli che sono in conflitto con se stessi e con gli altri. Apri il tuo cuore, le tue braccia, per includere tutti nell'amore perfetto, l'accettazione totale. Vediamo cantando il suono cosmico del Om per mandare raggi di amore in tutto il mondo. Ok, grazie di essere venuti. Se qualcuno vuole ci sono libri.